Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori. Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori. La manifestazione in nome dei genitori per i diritti dei padri separati, diritti genitoriali, ha avuto una sua grande rispondenza anche in quella di Matera. Siamo infatti con il signor Sciannarella, che viene appunto da Matera ed è un rappresentante dell'associazione Adamo. Tanti diritti negati. La battaglia per esercitare il proprio ruolo di padre vi ha spinto qui a Taranto per fare fronte comune per quella che è innanzitutto una battaglia di civiltà e nei confronti di voi padri, di voi genitori e nei confronti dei figlioli. Sì, grazie. Noi siamo in rappresentanza della nostra associazione Adamo, veniamo da Matera per sostenere questa lodevole iniziativa degli amici di Taranto, perché in questa giornata, simbolo 19 marzo, festa del papà, tutti i padri devono unirsi nel nome dei figli e nel nome della bigenitorialità, quel diritto negato a molti papà, perché anche a fronte della legge 54 del 2006, sono ormai 12 anni che è in vigore questa legge, ma materialmente non c'è nulla di questa legge, perché materialmente non c'è un affido condiviso, perché quando parliamo di tempi di visita, il papà è ancora genitore visitatore, non ci sono tempi di visita paritari, il papà deve essere confinato solamente a vedere i figli 2 ore il martedì, 2 ore il giovedì e a weekend alterni. Allora lo Stato ci deve spiegare dove è l'affido condiviso in tutto questo, e a fronte di questo i papà devono provvedere, devono riconoscere un mantenimento, nonostante devono lasciare casa, devono ritrovare un affitto, devono pagare, comunque devono farsi carico di riproporre, di ricostruirsi una propria vita e una propria dignità. Tutto questo gli viene negato, ma nel nome dei figli i padri vanno avanti anche con mille difficoltà. Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori. Non siamo genitori di serie B.